Onorevole Primo Ministro, le diamo il benvenuto in Terra Santa, in questo Patriarcato Latino di Gerusalemme. A nome di tutte le autorità ecclesiastiche qui presenti, esprimo la nostra gratitudine all'Italia, al popolo italiano, per la presenza preziosa di tanti religiosi, religiose, persone consacrate provenienti dall'Italia, qui impegnati con amore per prestare servizio nei diversi settori. Loro sono la vera immagine di un'Italia sana, aperta al mondo, amante dei luoghi santi, vicina ai sofferenti e ai bisognosi. Signor Patriarca, Eccellenza, le ringrazio molto, prima di tutto, di avermi ricevuto. In secondo luogo, la ringrazio del messaggio che lei mi ha letto. Messaggio che chiude con la speranza, ma in cui la preoccupazione è più grande della speranza, onestamente, no? Quando lei dice con la stare di pace, di negoziazioni che non hanno mai dato nessun risultato, e dice semplicemente la verità. Ogni Presidente del Consiglio italiano, aggiungo che c'è una Presidenza italiana specifica, forte, tradizionale, ma anche nuova, insomma, ecco. E sono veramente grato per tutto questo. Lei ha detto che una parte sana, sì, questa è una parte più che sana, eroica, insomma, un aspetto un po' più che non la semplice sanità, è un esempio che non è sempre facilmente